Referendum costituzionale, un sindacato come USB prende una posizione chiara per il no, ma al di là delle questioni istituzionali c'è una questione sociale dentro questo referendum che riguarda la Costituzione? Ma certo, ogni modifica alla Costituzione ha sempre un riverbero sulle questioni sociali, in particolar modo questo perché nel combinato disposto con l'Italicum garantirebbe all'esecutivo un potere enorme e non scalfibile. Il movimento dei lavoratori ha interesse a lasciare questa Costituzione inalterata in quei punti in cui viene ricentralizzato il potere in mano allo Stato centrale, riducendo di molto l'autonomia della relazione politica, per esempio con le strutture locali, con le regioni, eccetera. Abbiamo interesse a cacciare via quanti pensano che la Costituzione sia uno strumento a proprio piacimento, che viene modificata a proprio piacimento. Noi colleghiamo al no al referendum sulla Costituzione anche lo sciopero generale. Diciamo infatti che a ridosso dell'avvenimento referendario, la settimana prima, metteremo in campo lo sciopero generale che avrà come obiettivo non solo la questione della piattaforma che l'OSB ha messo in campo ormai da tempo, voglio lavoro e Stato sociale, ma anche la risposta alla legge di stabilità che proprio il 16 ottobre verrà mandata in Europa e per cacciare il governo Renzi, perché con il governo Renzi non potremo mai cambiare di passo alla situazione e riconquistare quella funzione sociale che invece ogni sindacato dovrebbe avere. Ci spiace di essere l'unico sindacato che si schiera per il no, senza se e senza ma, alla modifica della Costituzione. E questa riforma conclude tutte le controriforme fatte contro il lavoro di questi ultimi 30 anni, gli dà una veste costituzionale, quindi è la sintesi, l'articolo 18, la Fornero, la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, si fa un sistema di governo che serve a far continuare e a rendere, diciamo, a costruire un governo che agisce secondo queste regole liberiste che sono state progressivamente costruite. Infatti quello secondo me che bisogna prima di tutto contestare è che quella che propone Renzi sia un cambiamento, non è un cambiamento, è la conclusione. Questa riforma della Costituzione è stata votata da un Parlamento definito incostituzionale dalla Corte Costituzionale, un Parlamento delegittimato completamente che non aveva il mandato per cambiare la Costituzione. Come si può dire? È un Parlamento che era in vigore per gli affari correnti, come si dice, non per cambiare 47 articoli della Costituzione. Quindi siamo di fronte già a un'operazione fondamentalmente golpista. Se dovesse essere confermata, come io spero proprio di no, dal referendum, saremo di fronte a un altro sistema, una sorta di monarchia repubblicana che ha il compito di amministrare le politiche liberiste. Questa si dice che sia una riforma costruita addosso a Renzi, però andrebbe anche molto bene a Grillo col combinato disposto dell'Italicum, che si dice sia l'unica legge elettorale che lo può far vincere, ma potrebbe andare bene anche un forte movimento popolare se volesse riuscire a organizzare una capacità egemonica. È una domanda che si pone di fronte a qualunque ipotetica dittatura. Il soggetto a cui dai tutto il potere potrebbe essere un eccezionale governante, potrebbe introdurre esattamente, come dire, tutte le riforme sociali, politiche che vuoi tu, tranne il dettaglio che lo fa lui. Ora io l'ho ovviamente estremizzata, ma come dire, l'idea che come dire, un meccanismo per cui salta la rappresentanza, quindi è completamente taroccata, come dire, tutte le maggioranze per gli organi di garanzia. E dentro questo salta anche con il bipolarismo il ruolo delle autonomie, che possa avvantaggiare anche un soggetto che fa l'opposizione a Renzi in questa fase storica, perché è sempre nella storia che dobbiamo calare la nostra analisi, più che rendermi più simpatica questa riforma, forse mi spaventa ancora di più. Grillo con Berlusconi, D'Alema e Salvini, tutti insieme, voi non vi sentite in imbarazzo con questa compagnia del no? No. Rispondo come ha risposto la partigiana Lidia Menapace, sono loro che stanno con noi.